siamo partiti. Oggi è lunedì 24 luglio. Che giorno è? Oggi è il tuo compleanno. Il mio? Il tuo compleanno. Il mio compleanno. Oggi, sì, gira a sinistra. Oggi stiamo facendo una cosa che non abbiamo mai fatto prima d'ora, ovvero le challenge in macchina. È da un po' che non le facciamo, comunque torneremo a breve a farle. Questo è poco ma sicuro, qua a sinistra. Sì. Siamo a Bologna, intanto stiamo andando a cercare parcheggio per la macchina. Una volta cercato parcheggio, andremo in autobus in centro, in via di Indipendenza, quindi se volete ci troviamo lì, ma tanto questo video uscirà dopo che noi siamo già stati, quindi non potrete andare in cerca di noi a chiederci l'autografo, quindi mi dispiace. Stiamo appunto andando in centro per farci un giro e poi dopo andremo a cena. Prima andiamo a bere l'aperitivo da qualche parte, che facciamo le fighe. Sì, facciamo le fighe, andiamo a prenderci i vestiti nuovi. Sì, andiamo a fare shopping. Sì. Dopo aver fatto shopping andiamo a mangiare. Mangiare che ci piace. Sì, e dov'è che andiamo a mangiare? Da Ciccio Gamer. No, Ciccio Gamer no. Che tra l'altro complimenti a Ciccio Gamer che sta dimagrendo un botto. Sì, un bel po'. Li stiamo prendendo noi i suoi chili, quindi deve stare tranquillo che quando li vuole... Facciamo una cosa, bravissimo, ti sei collegato a una cosa che volevo dire e mi dimentico sempre. Se questo video vlog, essendo il primo, raggiunge una cifra, adesso dico una cifra assurda, 30 like, ok? Che sono, cioè, logicamente non siamo canali. Io e Andrea ci mettiamo in dieta, ma in dieta di quelle potenti, ci pesiamo. Stai scherzando? Ci pesiamo e ci diamo tempo, non so. A sinistra? Dopo 3 mesi vediamo quanto, anzi dopo 6 mesi vediamo quanto siamo dimagriti. Questa è la mia sfida. Cioè almeno 3 quadrito, almeno 30 like. Almeno 30 like. Per una dieta che non sono mai riuscito a fare in più di X anni. In 30 anni. Vabbè, allora facciamo così. Se riusciamo ad arrivare con questo vlog, che è il nostro primo che facciamo assieme, almeno 30 like. Allora inizieremo a metterci a dieta. Quanti chili è che dobbiamo perdere? No, qua beh, a sinistra. Sì, sì, ma aspetta che sei morto. Sì, scusami. dobbiamo pesarci e... Vai, anche 10 kg. Vai. 10 kg? 10 kg. 10 kg. Adesso niente, adesso è liquido. 10 kg. Va bene, è liquido 10 kg. Quindi 10 kg in 3 mesi? In 6. 6 mesi. Quindi siamo a luglio, il video uscirà oggi, è il 24 luglio, uscirà nel giro di 2-3 giorni, qua a sinistra, sì, dove entra quell'auto. Quindi va bene, vediamo di raggiungere questi 30 like, se ci volete bene almeno 30 like, se ci volete male almeno 30 like, perché ovviamente se ci volete male ci fate entrare in dieta. Questa è la mia, ciao, la mia macchina. E va bene, dai, allora... Intanto cerchiamo parcheggio, noi ci vediamo tra qualche istante. Sì. Allora, abbiamo parcheggiato la macchina e adesso io ho dimenticato gli occhiali. E adesso andiamo a prendere l'autobus. La cosa bella è che per la prima volta provo la telecamera fuori casa. E anche per l'audio soprattutto. Anche per l'audio. Vediamo come si vede e come si sente. In caso faremo il doppiaggio. Come la cucinotta quando ha fatto Matrix. Che, davvero? Sì. Lei praticamente, se non ricordo male, era Matrix, il terzo, il più brutto secondo me. Praticamente ha fatto la parte dove faceva la fidanzata di... No, era la fidanzata del boss. Attraversiamo? Sì. Facendo la fidanzata del boss, probabilmente perché ha parlato in inglese, in americano, perché lei è forbita. Sì. Magari sì. Perché... E poi in italiano si è doppiata da sola. Doppiandosi da sola già è un cane di per sé. Ehi, ciao, mio. mio. Yogurt mio. Vabbè, dai, andiamo a prenderci sto cazzo di autobus. Okay. Noi siamo arrivati in fermata, sì, adesso aspettiamo l'autobus. Trovato? Abbiamo trovato Max e Anna.
l'Anna. Allora, Max forse ve lo ricorderete perché ve l'abbiamo già chiesto. Sì. Sta passando un aereo. Max probabilmente appunto lo riconoscete perché l'abbiamo già messo. Beh, ha fatto anche la prova di rischio, rischio al gusto. No, rischio al gusto, rischio al gusto, qualsiasi gusto. Cosa. Mentre lei. Lei ho vinto tra l'altro. Ha vinto. Tra l'altro. Sì, si è bevuto 8 litri di limone. Sì, è vero. Mentre lei, questa bellezza. Non l'avete mai vista, africana. Ma l'avete sentita. No, si è visto sì. Qualcosa di te. Eh sì. Le mani, quindi facciamo un concorso. Chi indovina dove lei è apparsa? In che video è apparsa? Ha partecipato? Sì. Cosa gli diamo? E giocattolini che fai tu? Le Amabits. Dai, diamo un personaggio delle Amabits. A nostra scelta. Quindi preparatevi. Vi do un indizio. Goba, che c'è amore. Quindi, ma guarda come si vede però la qualità della telecamera. Tanto figo. Vabbè. Noi siamo arrivati in piazza qui a Bologna. Sì, siamo arrivati in un click. Anche due. Tutto sommato è anche una bella giornata. C'è una bella giornata. Non fa troppo caldo. No, si sta bene. Neanche troppo freddo. C'è anche l'ombra. Sì, perché ci sono queste piccole case intorno a noi. Ma sta lì dove siamo? Si vede un cazzo. Dove siamo? A Bologna. Bravo. Oh, veniteci a trovare, siamo qua. Allora, chi indovina dove siamo? Allora, prima era la scommessa che abbiamo fatto quella dei chili. No, sì, la prima era la sfida dei 30 mi piace per la dieta. Poi c'era chi era Anna, dove avevamo visto Anna. Sì. E adesso in che punto di Bologna siamo? Ok, se indovinano, vengono a cena con noi. E se indovinano, a cena con noi. Questa e sera. E pagate voi. Voi. Questa sera però a cena con noi, sapendo che il video comunque uscirà sempre dopo, quindi noi comunque andiamo a mangiare. Voi verrete qua, non ci siamo, quindi cazzi vostri. Quindi diciamo che si può fare così. Guarda chi c'è? Un pancake. Cupcake. Ah, stava di insieme. Eravamo. A cagare, un cesso di merda. Ovviamente Luca è sempre simpaticissimo. Molto simpatico. Molto simpatico. Comunque, effettivamente, se tu pensi che noi perdiamo delle ore a vedere su YouTube, sì. Coglioni che camminano con la telecamerina. No, sono gli spiriti. Aiuto. Adesso, cosa succede adesso? Dove cazzo sono Max e Anna? So dove siano andati. Allora, Luca mi ha obbligato ad accendere la telecamera perché si è accorto di una cosa. Però dilla tu, perché già faccio figure di merda. No, ma devi venire di qua. Allora. Expecto patronum. Cioè, vi rendete conto? Io ho dovuto accendere la telecamera. È Harry Potter, perché sei un babbano di merda. Probabile. Anche perché Harry Potter ha iniziato la sua carriera qui a Bologna. Ma che vive qua? C'è un cane lì sopra, no, non penso si veda. Comunque c'è un cane. Noi siamo arrivati per la pappa. Adesso andiamo a mangiare, siamo tutti e quattro ancora. Abbiamo fatto un aperitivo francese. Può dire il nome del posto? Sì, se lo sai dire. Fleur de Vent. Fleur de Vent. Fleur de Vent, perché siamo internazionali. Sì. Mentre adesso andiamo da Volpetta. Non dia il caso, ti aspetta. Però non dovevi dirlo, perché così allora possono venire qua a scoprire dove siamo, ma soprattutto avere la cena gratis, che pagano sì. Loro. Guardate, tra 10 minuti noi iniziamo a mangiare. Se volete venire, non ci trovate, perché il video c'è. C'è sempre quello, il discorso che viene fuori un altro sì. Giorno. Io avevo proposto una sfida ad Andrea, però purtroppo per cause di lavoro non può essere accolta. Sì, se raggiungevamo i 50 like, sì. Si faceva la barba rosa. No. Non si può. Rossa? O rossa.
cross andrebbe bene col lavoro che faccio, ma voi non sapete che lavoro faccio, quindi non importa. No, non dirlo. Beh. Lo dico al contrario. C'è qualcuno che non ci vuole. Lo dico al contrario. Ecco, quello si capisce. Dai, andiamo a mangiare. Allora, siamo arrivati nel nostro locale. Non possiamo fare pubblicità. Giuseppe, ci offrono la cena. Ci offrono la cena, dubito fortemente. Quindi, golpetta. Siamo a cena in questo posto dove fanno solo. Cosa fanno qui? Volpette. Volpette con la B di Bologna. Nel frattempo abbiamo preso solo dell'acqua naturale gassata. Adesso dobbiamo scegliere. Dobbiamo scegliere che cosa mangiare. Sparkling. Gassata. Sparkling. Yes. Hai paura? Non te mangi. Puoi dire qualcosa, No. Ah, se no scoprono chi è. Sì. Dai, aspettiamo Max. Faccio l'assaggio. Dai, assaggia. È gassata. Al punto giusto? Qualche bollicina di troppo per me. No. Allora, siamo arrivati al primo piatto. Io ho preso le tagliatelle, quello che invece ha preso gli spaghetti con aspetta. A me, ok, non sono l'unica. No, perché tu apri questo che fai? Nelle e stiamo mangiando questa cosa qui. Poi dopo anch'io voglio assaggiarla. Buono, buono. Ragazzi, ci rivediamo per il secondo. Allora, siamo arrivati al secondo. Sì, e poi ci mangiamo i polpette. E i polpette. Fa vedere i polpette. Eccoli qua. Anzi, fa vedere i polpette. I polpette, buono, i polpette. E sto sfilatino. Sto mangiando questo. Questa è la botoletta. È la cotoletta bolognese, boltoletta. Quindi... Sto mangiando questo. Max sta mangiando queste. Tutte salse, salsette, salsine. Dani mangia quello. Luca non mangia niente. A dopo. A dopo, mangiamo noi. Ho trovato la telecamera d'Andrea per questo finale di stagione. Abbiamo finito di mangiare le polpette, o quasi, molto... insomma, dai, certe buone, certe no. L'abbiamo mangiato tutto. L'hanno lo stesso? La patata. Mangia la patata. Anche Andrea mangia la patata. E abbiamo bevuto? Troppo, tanto. Il giusto. E basta, abbiamo chiacchierato, fondamentalmente due coglioni. Vabbè, adesso cosa ci aspetta? Il dolce. Però se inquadri il cameriere di là. Almeno sono meglio così. Meglio il cameriere di là. No, adesso tra un po' aspettiamo un attimo, poi mangiamo il dolce, sono le 9:10. Siamo tra le 9:10 e le 9:15. Vediamo se indovinate che ora è. Vabbè, cosa dire, iscrivetevi al suo canale e anche al mio, comprate il mio CD musicale che non ho fatto e per il resto ci sentiamo dopo per una nuova intervista. Boni! No, è il disco perfezionista, infatti c'è riso. Andrea, aspetta. Dai, fai un commento a caldo sulle candele. Beh, ancora più caldo delle candele così. Fatti auguri. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Andrea, tanti auguri a te. E poi Andrea e Pippo, come che bambini. Dai, esprimi un desiderio. Hai espresso il desiderio, coglione? Non l'hai esploso? Sì, sì. Ah, la faccia del dopo di scherzo. La placcia, è una placcia. Sì, lo espresso. Tanti auguri Andrea. Tanti auguri Andrea. Tanti auguri. Ma no, non hai registrato. Tanti auguri. Sì.
Eccoci nel dietro le quinte. Andrea non sa che lo sto riprendendo. Oh cazzo, ora sì. Allora, dai, fai gli assaggi e dai giudizi, spero diversi uno dall'altro. Allora, aspetta, fammi vedere, fammelo vedere. Questa, ok, è una pallina al cocco con la Nutella. Allora, è buono il mascarpone. Partendo dal presupposto che il cocco non piace, devo dire che è molto buono. Voto per il menù, direi 10. Poi, questa è la pallina al tiramisù. Diciamo che presso una cena al trullo, 150 euro mi sembra un po' troppo. Dai, questa è quella lì. Dai, spini. E questo, questo. Tiramisù. Questo è spocco, questo è unto. Quindi, questo è buono. È buono. E poi? Fettina qua di salame, non ha mai fatto male, due fette di salame e il baffo. Sapete che cultura da mascarpone. È buono? Non è buono il mascarpone? Bella vellutata con il pallino di... Signor Cavallo, posso chiederle per favore? Cosa vuoi? Un po' di mascarpone. Guardami. Bella arancia. Secondo però le coltivazioni tutto qua? Mi raccomando, a posto, quindi le coltivazioni della camorra, non puoi mangiare. Stiamo scendendo le scale per accompagnare Luca e Anna alla macchina e c'è Luca che sta scorreggiando, che è un piacere, non vi dico. Ciao Mas. Ciao. Non si deve fare casino, che c'è gente che ci sente. Perfetto. Tutto buio. No, non ci si vede. Perché è luce bassa. Vedi che luce bassa. Bene. Bene, allora, cosa dire? Questa giornata finisce qui. Sì. Ci siamo divertiti. Tanto, abbiamo mangiato tanto. Troppissimo. Abbiamo bevuto normale, dai. Giustissimo. 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 E anche la batteria scarica. No. Luce bassa, ritratto. Ma hai visto la batteria scarica? No, la batteria, guarda, la batteria è in alto di qua. Ah, c'è la fosse di qua. No, no. Comunque, questo video può finire qui. Se vi è piaciuto condividere con noi questa giornata, tanti pollicioni. Ricordatevi, 25 mi piace. No, 30. No, i 30 mi piace per la dieta, sì. I 50 mi piace per la barba rossa di Andrea. Che non succederà mai. No, vabbè. Sì, sì. E basta. Niente, gliela faccio io, logicamente, la tinta alla barba. Sì. E basta. Spero di rivedervi presto nel canale di Semplicemente Andrea. Vi invito come sempre ad iscrivervi al canale, a seguirlo, campanellina, commentate, condividete e baciamo le mani. Saluto Antonio. Saluto Antonio. E niente. Fai salutare anche voi. Salutate anche voi. Ciao Andrea, tanti auguri. Ciao. Tanti auguri ancora di buon compleanno. Tanti auguri a me. Ciao. Ciao ciao. E niente.